Possiamo dunque cominciare questo nostro incontro che vede la prosecuzione della collaborazione dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici con la Fondazione Nilde Iotti. Ne siamo molto felici, onorati e ci sembra un'occasione particolarmente preziosa questa perché viene portata l'attenzione su un aspetto dell'attività di Nilde Iotti, non forse così noto ai più rispetto alla sua attività politica, alla partecipazione, al contributo fondamentale alla Costituente, alla lotta per i diritti delle donne, di cui già abbiamo avuto modo recentemente di parlare. È invece qui in questione il fattivo contributo di Nilde Iotti al trasferimento e all'apertura della biblioteca della Camera dei Deputati, secondo un progetto culturale complessivo che a nostro avviso va giustamente valorizzato. È quello che hanno fatto i coloro che hanno contribuito al volume che si discuterà stasera e coloro che lo hanno curato. È con molto piacere quindi che accogliamo in questa sede oggi i contributi dell'onorevole Livia Turco, del professor Francesco Di Donato, del professor Marco Merigi, dell'onorevole Bassolino e che diciamo così si concentreranno su aspetti complementari di questa vicenda particolarmente interessante e che poi potranno discuterne anche con i curatori, cioè con Guido Melis e con Francesca Russo. Quindi io darei subito la parola a Livia Turco che ci segue da lontano, cioè partecipa con noi da remoto e per quanto rammaricati di non averla fra noi in presenza, siamo comunque molto, molto contenti di poterle dare la parola. Prego, Livia. Grazie. Io sono molto grata di questo incontro e quindi ringrazio moltissimo l'Istituto Studi Filosofici, Fiorina Lavigni, per questa bellissima opportunità. Spero veramente che ci siano, insomma, che questa produttiva, come dire, convergenza, questa cooperazione, questa collaborazione, questa amicizia prosegua. Ringrazio ovviamente Francesca Russo, che è stata in qualche modo quella che ci ha consentito di conoscerci. Io ricordo con emozione quando sono venuta a visitare la vostra sede e sono molto contenta che si presenti questo libro, Nilde Iotti e la nuova biblioteca della Camera, curata da Guido Melis e Francesca Russo. Ringrazio Francesca e ringrazio in particolare Guido Melis perché questo libro raccoglie e amplia, arricchisce un convegno molto importante che Guido Melis aveva promosso insieme alla Camera dei Deputati e mi fa piacere ricordare che insieme a questo libro così prezioso nell'ambito del centenario, come dirà Francesca, questo centenario Nilde Iotti ha visto per fortuna la pubblicazione di vari libri e questo è sicuramente uno dei più significativi. È sempre antipatico dire più significativo o meno significativo, ma è uno dei più significativi perché ci parla di un aspetto meno noto di Nilde Iotti e che però è molto parte della sua personalità. L'introduzione del libro che ricorda l'introduzione di Giovanni Solimene ricorda
il particolare impegno che Nilde Iotti profuse fin dall'inizio del suo mandato da Presidente della Camera, per fare in modo che la biblioteca fosse rinnovata, aperta, soprattutto sulla sua cruccia era che fosse accessibile a tutti. E questo, è un tratto, che appartiene proprio alla personalità di Nilde Iotti, perché lei era, io la inquadro, avendola conosciuta come dirigente politica, inquadro e collego questo suo impegno sulla biblioteca della Camera, su una biblioteca che sia accessibile e fruibile da tutti e da tutte, in particolare dai giovani, ma anche le persone, insomma, che sia aperta, ecco. La collego molto a una sua idea di politica. Lei era portatrice di un'idea di politica popolare, ma di una politica popolare che fosse colta. Il suo assillo era fare in modo che le persone più semplici, allora il linguaggio era la classe operaia, le donne, le persone più semplici, che però erano tanta parte del nostro popolo, potessero avere gli strumenti per formarsi. Quindi una politica popolare. Tenete conto che lei si è battuta per le riforme istituzionali, come è noto, è meno noto che uno degli aspetti del suo impegno per le riforme istituzionali è la riforma dell'articolo 49 della Costituzione, che purtroppo non è ancora stata realizzata, proprio per avere partiti popolari che promuovano la partecipazione attiva dei cittadini, che concorrano alle decisioni pubbliche e che siano animati da vita democratica. Lei insisteva molto su questo aspetto, e insisteva su questo aspetto perché appunto la sua idea era quella di una politica popolare che consentisse a tutti di avere gli strumenti per la partecipazione politica. Quindi una politica, come dicevo prima, colta. Questo è un aspetto che mi sta molto a cuore trasmettere, ecco, sulla base della conoscenza e della gratitudine, ecco, nei confronti di Nilde Iotti. Non entro nel merito del libro perché è stato per me una grande occasione leggere alcuni saggi, quindi imparare molte cose. Ringrazio per avere questo strumento, ecco, per avere uno strumento in più che ci fa conoscere la personalità di Nilde Iotti, ma anche uno strumento in più che ci fa apprezzare le nostre istituzioni. Leggendo questo libro, leggendo i saggi che sono contenuti, io credo che appunto ci sia scatti un sentimento di maggiore vicinanza nei confronti delle istituzioni. Conoscendo la battaglia che si è fatta per le biblioteche, per avere dei parlamenti che consentono appunto una partecipazione attiva da parte dei cittadini. Quindi io voglio solo limitarvi a ringraziare e a dire che sì, è un aspetto particolare questo libro, questo parla di un aspetto particolare, ma che si inquadra dentro un punto fondamentale della personalità di Nilde Iotti, e vorrei dire Nilde Iotti faceva parte di una storia politica, di un partito politico, storia politica e partito politico che si sono sempre molto impegnati per costruire una politica popolare colta. Qui parliamo della Biblioteca della Camera, io potrei parlare si potrebbe parlare delle tante scuole di partito, e quindi sarebbe sbagliato parlare di Nilde Iotti decontestualizzandola, cioè soltanto come una personalità sua, forte, donna delle istituzioni. No, Nilde Iotti era donna delle istituzioni, grande personalità, parte di una storia politica che aveva tra i suoi requisiti, tra le sue fondamenta, proprio la promozione di una partecipazione attiva, popolare, colta dei cittadini e delle cittadine. Grazie.
Grazie Livia, che in un intervento estremamente sintetico ha saputo mettere insieme alcuni nuclei fondamentali anche di riflessione. Mi soffermo, ripeto, rilancio in particolare quello relativo al tentativo, attraverso un progetto culturale, anche di rendere le istituzioni vicine ai cittadini, offrendo anche dei servizi importanti e soprattutto cercando di uscire dalla sensazione che il Parlamento sia una torre d'avorio avulsa dal resto della società. A questo punto cedo volentieri la parola al professor Francesco Di Donato, ringraziando ancora Livia per il suo intervento e per tutto quello che fa con la Fondazione sulla figura di Nilde Iotti e direi anche sulla tener viva la memoria e la pratica, dove possibile, di un modo di far politica, diciamo così, una visione che, diciamo, di cui sentiamo molto il bisogno in questo momento. Grazie Livia, prego Francesco. Grazie Linda, buonasera a tutti. Io vorrei cominciare il mio breve intervento da una nota di colore. Mi piace moltissimo, per ragioni personali che non racconterò, e se no non sarò più breve, mi piace moltissimo il colore di questa copertina, di questo libro. È un colore a cui sono molto affezionato e che attira subito. La seconda cosa che mi piace molto di questo libro, lo dico io che ho scritto mediamente libri di oltre 1000 pagine, è la brevità. È un libro sintetico, agile, quasi tascabile, e a questa caratteristica si accoppia una piacevolezza nella scrittura. Quasi tutti i saggi, devo dire, tutti i saggi, in particolare due, che sono quelli su cui io vorrei maggiormente concentrare l'attenzione, naturalmente anche altri, ho letto tutto il libro con molto piacere, ma i due saggi su cui poi vorrei dire qualcosa di più specifico sono quello di Francesca Russo e quello di Livia Turco, che sono due saggi estremamente intersecati tra di loro. Sembra che dicano le stesse cose, in realtà vedono le stesse cose da angolazioni diverse, quindi sono molto preziosi, pregevoli, non si ripetono, anche se sembra che abbiano una sovrapposizione. E, dicevo che la brevità di questo libro è una grande dote, perché accoppiata con la piacevolezza della scrittura di questi saggi, una scrittura piana, semplice, essenziale, proprio da pamphlet illuministico, quindi cattura l'attenzione del lettore. E Dio solo sa oggi quanto questo problema, grazie, sia molto sentito, perché nell'epoca in cui la velocità della comunicazione attraverso gli strumenti che noi usiamo quotidianamente, arriva tutto ormai sui cellulari, sui telefonini, che sono diventate una sorta di seconda longa manus dell'essere umano, la fatica, anche la disabitudine, questo è un problema anche delle nuove generazioni, soprattutto delle nuove generazioni. No? Io vedo con i miei due figli, dice, papà, sì, ma devi andare all'essenziale, vogliono subito arrivare al dunque, il che è un bene per alcune cose e non è affatto un bene per altre, perché la complessità del pensiero si perde in questo modo. Ecco, io dico che questo libro, questo secondo me è la sua dote migliore, riesce ad accoppiare queste due cose, cioè riesce a essere un libro sintetico, essenziale, agile, ma nello stesso tempo per niente frivolo, per niente superficiale. Ci dice molte cose che riguardano il titolo del libro, ovviamente, cioè entra in medias res con la questione della biblioteca, ci arrivo subito perché quello è un nocciolo importantissimo della figura di Nilde Iotti, appunto è stato ricordato poc'anzi da Livia Turco che il libro si focalizza su questo aspetto, però coglie spunto da questo aspetto per allargare un pochino il discorso alla personalità di Nilde Iotti e attraverso la personalità di Nilde Iotti a parlare di temi molto importanti, dalle riforme istituzionali, così tema così spinoso. Ogni volta se ne parla, si fanno commissioni, la Iotti ha presieduto un'importante commissione bicamerale sulle riforme istituzionali, si partoriscono montagne che poi però non arrivano neanche al topolino a rendere azioni, non si possono fare quasi
È un tema tabù in Italia, è un tema tabù dal punto di vista concreto. Invece la Iotti, con la sua pazienza, con la sua... ho imparato da queste pagine che era una donna estremamente pacata, estremamente determinata, una forza tranquilla che accoppiava anche la sua femminilità, le sue doti femminili di garbo, di rotondità, diciamo, però le metteva al servizio di una causa, di una determinazione negli obiettivi. Questo, devo dire, è tipico di molte donne. Le donne sono più brave degli uomini da questo punto di vista, a individuare gli obiettivi e nello stesso tempo a perseguirli con tenacia. Una volta e il fatto che ci siano ancora poche donne, e Dio solo sa se avremmo bisogno di donne come la Nilde Iotti oggi, è un vulnus alla vita democratica. C'è poco da fare. Ho imparato dalle pagine di Francesca Russo soprattutto, ma anche della Livia Turco, che la presenza delle donne, di donne come Nilde Iotti, non è soltanto un fatto puramente legato alla rivendicazione di diritti, l'eguaglianza. È proprio un arricchimento, perché è proprio un modo diverso di concepire la politica. È un modo diverso di concepire la politica. È un modo di concepire la politica che va al nocciolo delle cose, ma sa anche aggirare gli ostacoli nel momento in cui si trova l'ostacolo, e in Italia di ostacoli ce ne sono tanti nella vita politica. Quindi questo è un aspetto secondo me molto importante: essenzialità, brevità, ma incisività e capacità di inquadrare il problema, un problema apparentemente molto minuto, molto specifico. In fondo, di che si tratta? La Presidente della Camera ha fatto una biblioteca, insomma, no? E no, perché bisogna inquadrarlo in un contesto, il contesto italiano, dove tutto diventa complicatissimo, tutto diventa difficile, e poi avere la lungimiranza di mettere questa biblioteca in determinate condizioni, aprirla al pubblico addirittura dei sedicenni. Aprire al pubblico una biblioteca di questo livello, ai sedicenni, è un segnale importantissimo, non è un segnale da poco da sottovalutare. Insomma, tante cose che però non sono minute, perché inquadrano il personaggio di Nilde Iotti in un'ottica molto più ampia. Allora, parto dalla prima questione, che è appunto quella del titolo, cioè la biblioteca. Io sono un modernista, come è noto, e non ho potuto, leggendo le pagine del libro, non riandare con la mente a un episodio cruciale di quella che io ho chiamato e continuo a chiamare la civilizzazione statuale. Nessuno ne parla in Italia. All'estero ormai si insegnano, sui miei libri si insegna, alla Sorbonne ho saputo che fanno seminari sulla civilizzazione statuale. In Italia ancora non se ne parla, perché l'Italia è il paese, la crisi dello Stato, lo Stato è quasi un tabù. L'altro ieri ho fatto un dibattito a Radio Radicale con dei colleghi fiorentini della scuola grossiana. Quando si parla di statualità, loro capiscono una cosa diversa da quello che intendo io, ma è quasi impossibile il dialogo, perché si parla di cose con le stesse parole, ma di cose incommensurabilmente diverse. L'Italia è il paese dove lo Stato è quasi un tabù, non si può nominare lo Stato. Chi nomina lo Stato è un reietto, è quasi una specie di persona di serie B, è demodé, non si porta più lo Stato. Che cos'è lo Stato? Poi abbiamo visto durante la pandemia che cosa significava la disgregazione regionalistica, che cosa significava la mancanza di coordinamento, la mancanza di una sovranità. Vabbè. E questo è un atto di sovranità, ma di sovranità però legata alla civilizzazione. Questo è il problema di fondo. Che molto spesso noi pensiamo allo Stato come lo Stato totalitario, il volto demoniaco del potere, lo Stato che... Invece lo Stato, per quanto io ho potuto, diciamo, elaborare nella mia teoria, è legato al processo di civilizzazione. E quale processo di civilizzazione è più di questo legato all'incivilimento, alla emancipazione, che non l'apertura di una la creazione innanzitutto di un po', perché mettere dei libri non significa fare una biblioteca, lo sa chi come noi ha delle biblioteche private, perché in Italia se non si investe sulla biblioteca privata non si fa ricerca, purtroppo. Il funzionamento delle strutture, quindi delle biblioteche, è uno degli aspetti cruciali dei paesi civili. Quindi fare una biblioteca, ma poi darle un significato simbolico politico di questa importanza. E allora dicevo che a me, modernista, non poteva non venirmi in mente, leggendo queste pagine, l'esempio più importante della storia europea moderna, quello dell'apertura da parte di Luigi XIV della biblioteca reale, della biblioteca royale, che poi è quella che ha costituito il primo nucleo, il primo grande nucleo, incamerando poi i libri di Richelieu, eccetera, eccetera,
della Biblioteca Nazionale di Parigi. Infatti la Biblioteca Nazionale di Parigi è stata per molti anni, quando ci ho studiato io negli anni 90, nel Palazzo di Richelieu, a Rio di Richelieu, e poi è stata spostata a Tolbiac, ma con il patrimonio di me. Quello è stato un momento cruciale che non a caso coincide con la fondazione di due istituzioni importantissime, quella dell'Osservatorio e dell'Accademia delle Scienze, e del nucleo di quella che è stata poi l'Accademia francese, praticamente, cioè le istituzioni culturali più importanti di Francia, d'Europa e del mondo. Quindi questa, dice, noi arriviamo sempre con 2-3 secoli di ritardo, però se non ci fosse stata una donna della determinazione di Nil de Iotti a farsi venire questa idea di mettere al centro dell'agenda politica, questa è una cosa secondo me di un valore simbolico straordinario. Mettere al centro dell'agenda politica, non soltanto di una dimensione amministrativa. In fondo il Presidente della Camera ha anche dei compiti amministrativi, no? Gestisce il patrimonio della Camera e quindi se c'è un patrimonio libraio fa l'amministratrice. No, lì si è trattato di un'operazione molto più raffinata, molto più profonda, cioè un'operazione per cui si mette al centro dell'agenda politica la creazione di una biblioteca. Ed è giusto che questa biblioteca sia stata dedicata a lei. Vi voglio leggere soltanto un dato che traggo dal bellissimo saggio di Casu, pagina 42, che è un dato numerico che è sempre molto interessante osservare. Pensate che da quando è stata aperta la biblioteca, e poi con la sua, diciamo, implementazione dal punto di vista dello sviluppo in rete, qualcosa come 700.000 utenti hanno usufruito di questa biblioteca. 700.000 persone, che è un numero pari dal 2007 al 2020, è questa statistica, pari a tutti quelli che erano stati nella biblioteca in tutti gli anni precedenti fino al 2007. Quindi un dato straordinario. Quando le istituzioni funzionano, questo è l'epifonema che mi viene da dire, quando le istituzioni funzionano, quando si hanno idee così profilate, così, dicevo, politiche, questa è un'idea politica, no? È stata vissuta dalla Iotti come un'idea politica, l'utenza risponde. Questo mi dà l'idea di una cosa che io ho sempre pensato, quella che il mio maestro Aiello chiamava la sovranità discendente, e cioè che quando le istituzioni funzionano, quando ci sono le istituzioni efficienti, si crea automaticamente, quasi naturaliter, si determina quel processo di educazione politica per cui il paese risponde. Non tutto, ovviamente, non è pensabile che ci sia una frequentazione, diciamo, per cui sarei un po' più cauto dello stesso caso quando nella pagina successiva, devo dire, peraltro molto ben scritta, questa idea dice: le ragioni per le quali ho cercato in estrema sintesi di richiamare il paradigma Iotti sono queste, perché attraverso di esso, come ho già detto, si può rileggere la sua versione strategica circa il ruolo del Parlamento, al cui servizio la biblioteca parlamentare si pone nella sua capacità di mettersi a disposizione della società civile e quale efficace strumento per contribuire a riannodare il legame tra governanti e governati, non solo attraverso la messa a disposizione del sapere ai cittadini, ma anche e soprattutto come vettore per la formazione di cittadini liberi e responsabili, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Magari fosse così, però è molto ben scritto e noi comunque dobbiamo essere grati a una personalità come la Iotti, che ha dato comunque un segnale e una struttura. Vengo alla, diciamo, seconda parte conclusiva, in pochi secondi, più secondi che minuti, del mio intervento. Cioè, ci sono molte cose che mi vengono in mente, soprattutto tratte dal saggio di Francesca Russo. Quello della Turco è un saggio molto accorato, diciamo, è una testimonianza di una protagonista della vita repubblicana che ha lavorato, anche ha conosciuto personalmente Nil de Iotti, ha lavorato un po' gomito a gomito con lei, e quindi ci sono delle parole molto toccanti in alcuni momenti. Però nel corso del saggio, che naturalmente non può non avere un minimo sentore agiografico, però ci sta bene come saggio di conclusione.
si interseca perfettamente con il saggio della Russo, che è un saggio più scientifico, più ponderato, diciamo, un po' più weberiano, più distaccato, ma nello stesso tempo si avverte anche una partecipazione, un afflato, diciamo, etico-politico. Che cosa traggo? Diciamo, due idee fondamentali, ce ne sono tante, ma ovviamente la brevità non me lo consente. Le due idee fondamentali sono queste. La prima, che trasformerò subito in una domanda all'autrice e anche a Guido Meles, naturalmente. C'è un aspetto della personalità di Iotti che Francesca adombra con molta finezza, devo dire, il rapporto con Togliatti. In una dimensione di questo tipo, in un paese maschilista come l'Italia, si corre sempre il rischio di un retropensiero, un non detto, che in qualche modo adombra, un po' rende più, diciamo, meno limpida la figura di una donna, perché in questo caso si tende quasi a un inconscio, diciamo, pensiero che dice sì, però se non fosse stata la donna di Togliatti non avrebbe potuto accedere a tutte le cose che ha fatto, eccetera. Francesca Russo invece ci dice che, questo è stato un aspetto per me molto sorprendente, che mi ha introdotto in qualche modo con una certa forza nel mio inconscio personale, mi ha un po' forzato le mie categorie strutturali precomprensive. E quando si forzano le categorie strutturali precomprensive, come diceva Bourdieu, è sempre un fatto positivo, perché si rompe il cerchio della ordinarietà del pensiero e quindi si va a guardare il pensiero da un punto di vista più oggettivato. E quindi l'idea che invece, che lei mette molto bene in luce, che la Iotti da giovane aveva soltanto 23-24 anni, famiglia difficile perché era nata quarta figlia dopo tre figlie morte, il genitore era un ferroviere, che me l'ha reso simpatico subito, io sono nipote di un ferroviere grazie al quale ho girato l'Italia e l'Europa, i ferrovieri mi stanno simpatici proprio distinto, erano quasi tutti socialisti ma moderati, figlia di un ferroviere che poi muore quando lei aveva 15 anni, figura molto importante nell'immaginario della ragazza. Lei con una grande determinazione va a studiare alla Cattolica, vince una resistenza da parte diciamo, dei maggiorenti della Cattolica, perché lei era figlia naturale, perché non erano sposati i genitori, erano sposati soltanto al municipio, quindi per la Chiesa non lo erano, e Gemelli ne capisce il talento e approva con l'eccezione, diciamo, la sua presenza. Dopodiché, questa è la parte molto importante, secondo me, che la Russo mette molto bene in luce, lei si comincia, torna a Reggio Emilia e comincia a darsi da fare, a rimboccarsi le maniche, cioè si conquista sul campo l'elezione. E mi pare, e questa è una domanda che voglio porre a Francesca, mi pare che lei adombri il fatto che in questa fase lei non aveva ancora conosciuto Togliatti. E quando viene eletta alla Costituente, dopo pochi mesi essere stata eletta con le sue forze al Comune di Reggio Emilia come consigliera, viene eletta deputata alla Costituente, non credo, mi posso sbagliare, naturalmente lo chiedo agli autori, non credo che allora lei avesse conosciuto Togliatti. Quindi mi interesserebbe molto di approfondire questo aspetto, quando lei ha cominciato la frequentazione con Togliatti e come questa frequentazione poi si è... Cioè, non è che la Iotti deve a Togliatti, certamente che deve, ma certamente, chi sarebbe stupido negare. Però quanto Togliatti deve alla Iotti? E questo sarebbe un aspetto che Francesca solo adombra, diciamo, con molta finezza, però appunto sarebbe un tema di... Il secondo aspetto, e chiudo su questo, ma prometto che sarò buonissimo, nonostante Guido cominci a tremare appena sentirà pronunciare il nome di questo filosofo, in queste stanze molto venerato, mi ha colpito moltissimo nel saggio di Francesca Russo la ricostruzione del rapporto tra Nilde Iotti e Benedetto Croce. Per me, che sono un accanito, passo per essere un accanito anticrociano, questa cosa mi ha molto colpito. Mi ha molto colpito perché il garbo, la finezza con cui la Iotti parla del suo rapporto con Croce è veramente sorprendente. Mi ha ricordato molto la generazione dei miei genitori, mio padre, erano tutte persone, diciamo, che avevano un peso notevole addosso, avevano il peso
diciamo, di una teologia cattolica, di un'oppressione, diciamo, teosofica, che bon gré mal gré, a me può non stare bene, perché grazie del cielo sono nato in un'altra generazione, ma bisogna prendere atto da storici piuttosto seri e obiettivi che Croce in quel momento, e la testimonianza di Laiotti lo dimostra appieno, rappresentava una fortissima alternativa liberale, non libertaria, ma liberale a una cappa di piombo per cui c'era gente che scriveva le poesie perché Benedetto Croce, eccetera, eccetera. Era una via d'uscita da una specie di cappa di piombo che si era imposta da parte di un'alternativa che era molto potente diciamo, nelle sacre stanze del potere italiano. E quindi questo poi determinò tutta una serie di conseguenze straordinarie, credo che ne parleranno poi loro, quindi io non lo faccio, anche perché ho chiuso il mio intervento, credo, piuttosto nei tempi. Ha dato luogo a una serie di conseguenze di straordinario valore, l'impegno per esempio per l'emancipazione delle donne, per i bambini. Devo dire che sono rimasto basito. Ho fatto molta forza, come dice Quentin Skinner, bisogna fare in modo che lo storico si spogli un poco, diciamo, delle categorie precomprensive attuali, ma devo dire che ho fatto fatica quando ho letto questa testimonianza della Iotti che si scontra sempre con grande garbo di signorilità con Giovanni Leone, il quale sulla questione della magistratura sosteneva che le donne non avevano il diritto di entrare in magistratura, contraddicendo con ciò l'articolo 3 della Costituzione e gli articoli che avevano detto che nella pubblica amministrazione tutti, senza distinzione di sesso, di razza, eccetera. Ma Leone diceva sì, ma le donne possono entrare in magistratura, ma solo nei tribunali per i minori. Ma perché? E noi l'abbiamo fatto Presidente della Repubblica, quest'uomo, che era un grande processualista, una persona ammirevole da tantissimi punti di vista. Però capite che l'indigestione oggi di pensare a una cosa del genere non è che eravamo proprio nel Medioevo, eravamo negli anni 60, negli anni 50, negli anni fine anni 40, cioè quando si è fatta la Costituente. E devo dire che un'ultimissima cosa mi ha colpito tantissimo nel saggio della Francesca. Io poi naturalmente avevo letto i suoi studi pregevolissimi, che ho avuto anche l'onore, sottolineo, di giudicare come commissario di concorso all'abilitazione nazionale. Io rimasi folgorato da questi bellissimi studi nella ricostruzione della Costituente. E devo dire che con lo stesso piglio scientifico, con la stessa determinazione dimostrativa, in questo saggio Francesca Russo ci dice qualcosa di molto importante sui rapporti che Laiotti, 26 anni, è una cosa quasi stupefacente, 26 anni, questa ragazzina potrebbe essere una nostra allieva oggi, diciamo, nell'università, perché oggi diciamo, i 26 anni sono quasi giovani, diciamo, nell'università. A 26 anni intesse rapporti nella Costituente con chi niente di meno, con Aldo Moro, che è un trentenne anche lui, di grande, ma soprattutto con Togliatti, con Getto Marchesi, cioè con Dossetti. Con Dossetti, lei fa asse con Dossetti contro la Pira, che volevano inserire per esempio il fatto che il divorzio non fosse diciamo negato per Costituzione. E Laiotti già allora aveva le idee molto chiare, a 26 anni dice il divorzio non può entrare, il divieto del divorzio della Costituzione, perché la famiglia è costituita sull'amore e quando l'amore non ci sta più, la famiglia non ci sta più. Questo a 26 anni negli anni 40. Quindi queste sono le testimonianze di questo libro che mi hanno più colpito. Avrei avuto molto piacere di discutere del saggio del mio fraterno amico e allievo, pregevolissimo allievo, si giudicano i maestri dagli allievi che si scelgono, allievo di Guido Meles, cioè Francesco Soddu, che fa un bellissimo saggio su come si dovrebbe studiare la storia dei parlamenti, ma non ne ho il tempo, lo saluto soltanto da lontano, complimentandomi con lui per il lavoro e complimentandomi moltissimo con i curatori, perché ancora una volta hanno dimostrato che la storia delle istituzioni e delle dottrine non solo è viva in Italia, materie entrambe bistrattatissime nell'attuale assetto accademico italiano, ma è viva, vegeta e dà contributi di grandissimo spessore, di grandissimo livello,
e forse sarebbe il caso che molte discipline prendessero un po' insegnamento da queste operazioni che sono snelle, ripeto, essenziali, efficaci, ma culturalmente inattaccabili. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Francesco per questo vivace e brillante intervento che comunque non ha soltanto tenuto desta la nostra attenzione, ma ha anche messo, diciamo così, messo in luce una tua partigianeria che non conoscevo, diciamo così, femminile, che non conoscevo. Allora il professor Marco Verigi, con molto piacere, ti do la parola. Tante grazie. Già molte cose sono state dette. Io cercherò di parlare di argomenti magari del libro ancora non molto evidenziati finora. E io vedo in questo libro due strade sostanzialmente parallele, che però poi si incrociano, cioè diventano abbastanza un sentiero comune. Una strada, che è quella soprattutto evidenziata dai saggi che trattano di Nilde Iotti come figura politica, è la strada evidentemente dell'avanzamento della democrazia all'interno delle istituzioni italiane, in particolare all'interno dell'istituzione parlamentare. L'altra strada è quella relativa ai molti saggi che insistono su vari aspetti della storia della biblioteca della Camera, anche qui con una logica che va molto nella direzione di una apertura di quello che era un istituto elitario sostanzialmente in partenza a un qualche cosa invece che incrocia i possibili desideri della cittadinanza. La strada verso la democrazia, che è anche la strada verso la cittadinanza femminile, Nilde Iotti, quando arriva in Costituente nel 1946, lo fa insieme ad altre 20 donne, sono 21 donne in tutto, poche, ma voglio dire, inaugurano la storia comunque di una rappresentanza di segno femminile che nelle istituzioni d'età liberale e fascista non c'era mai stata, di per sé un segno evidentemente di novità, di importanza. Il tragitto successivo è quello, ovviamente, di colei la quale per prima diventa presidente della Camera dei Deputati, e 1979, se non sbaglio, è fino al 91, la prima donna d'Italia a diventare presidente della Camera. Mi veniva in mente un paragone: anche nell'Italia dell'Ottocento si parlava di una prima donna d'Italia. Questa donna però era una principessa, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Ci dà allora anche semplicemente questo particolare il segno di come cambia il tempo, di come cambia la qualità del tempo e di come nel corso del Novecento evidentemente l'avanzata della democrazia consenta anche a una donna non certo di origini nobiliari, non certo diciamo nata sotto l'ala protettrice di una grande famiglia, di fare la sua strada sulla base del merito all'interno di quelle che si avviano a diventare istituzioni democratiche, dopo non esserlo stato sostanzialmente mai in precedenza, né in età liberale. Il Parlamento d'età liberale a lungo era comunque un Parlamento molto elitario, né tantomeno evidentemente in epoca fascista. E anch'io ho trovato molto interessanti riferimenti all'interno dei saggi che più si occupano di Nilde Iotti all'interno di questo volume, cioè il saggio per l'appunto di Francesca Russo e il saggio di Livia Turco. Ho trovato molto interessante l'avanzare di questo profilo di una competenza femminile che entra anche rapidamente in contrasto, oltre che in contatto, con quella che è la cultura portata avanti dalle élite politiche dei partiti maggiori all'interno dell'esperienza dell'Italia repubblicana, quest'idea di andare oltre l'individualismo liberale, vale a dire promuovere una politica delle istituzioni capace effettivamente di aprirsi a un tessuto del sociale che fino a quel momento era stato assai poco rappresentato all'interno delle istituzioni italiane. Questo punto dell'impegno sulla famiglia, ma con una concezione della famiglia che non era evidentemente quella della cultura cattolica conservatrice,
ma piuttosto l'idea di una famiglia intesa come cellula del sociale e basata però sulla pari dignità, evidentemente, delle sue componenti maschili e femminili. Ho trovato molto interessante la ricostruzione degli scontri in sede di assemblea costituente e la possibilità di un'intesa con una parte almeno della cultura cattolica, cioè quella rappresentata da figure come Moro, come Dossetti, che comportava però anche evidentemente il distacco drastico rispetto a posizioni che avevano un orientamento molto più conservatore. Un po' tutta la Democrazia Cristiana batteva sulla famiglia, ma lo si poteva fare in maniera evidentemente molto diversa, e il nodo evidentemente del ruolo femminile era un nodo fondamentale da questo punto di vista. Non sto a insistere su tutta quella che è l'attività all'interno dell'Assemblea Costituente, delle commissioni in particolare dell'Assemblea Costituente, così come sugli sviluppi di quelli che sono i nodi più frequentemente trattati da Nilde Iotti dal punto di vista della sua attività poi in Parlamento. Mi fermo piuttosto su questo nodo specifico, che è quello d'altra parte che ha dato origine a questo libro, nel quale oltre che studiosi, oltre che politici militanti, scrivono anche bibliotecari, funzionari, c'è una bella mescolanza di linguaggi da questo punto di vista. E vengo alla questione della biblioteca. La biblioteca, nei saggi che sono dedicati ad essa all'interno del volume, riserva una serie di sorprese, di aneddoti magari, ma aneddoti interessanti. A che cosa serve la biblioteca di una Camera dei Deputati? La prima funzione è la funzione di tipo di supporto sostanzialmente, no? Quella che è l'attività legislativa. Una biblioteca di un istituto come questo deve avere a disposizione dei materiali che servono ai parlamentari per documentarsi e evidentemente per fare confronti anche, per esempio, con legislazioni vigenti in paesi diversi. Il racconto fatto dai bibliotecari sulla storia della biblioteca della Camera ci restituisce però un'altra immagine, cioè una biblioteca assai poco frequentata dai parlamentari per tutto il corso dell'età liberale ed anche in epoca fascista, con alcune significative eccezioni. Una mi piace ricordare è quella di Matteotti. Qui c'è il ricordo di come in maniera surrettizia, anche in epoca fascista, un qualche bibliotecario riesca a lasciare una traccia del fatto che Matteotti era un frequentatore della biblioteca della Camera all'epoca della sua attività in Parlamento. E poi ci sono, come dire, squarci di storie successive. Anche qui, a lungo in età repubblicana, non si può dire che fosse, diciamo così, un luogo frequentatissimo da parte dei parlamentari, la biblioteca. Ci sono un paio di singolarissime eruzioni di Togliatti, già ricordato come evidentemente compagno di Nilde Iotti, che ci lasciano però, come dire, intravedere un poco il profilo di quello che è stato un ceto di parlamentari nel dopoguerra, in partenza un professore ogni cinque componenti, la Costituente, questi erano i numeri iniziali. Voglio dire, era un pezzetto dell'Italia di cultura la quale si affacciava ai lavori parlamentari e partecipava attivamente. E qua ci viene ricordata, credo, una giornata intera spesa da Palmiro Togliatti a cercare, col supporto dei bibliotecari della Camera, un distico di Simonide. Io devo dire che Simonide, in tutta franchezza, non sapevo chi fosse prima di incrociarlo all'interno di questo libro, un poeta dell'antichità, del mondo greco, che aveva dedicato questo distico alla critica alla tirannide. E qui vedo questa figura di Palmiro Togliatti che per un giorno intero si dà da fare per trovare una citazione efficace e colta, insomma, al discorso che sta facendo. O ancora quasi rimane nel dubbio di quale fosse il contesto, in questo caso, ancora Palmiro Togliatti che schiavizza per una giornata sostanzialmente i bibliotecari della Camera in anni successivi alla ricerca del testo originale di un sonetto di Guido Cavalcanti. A che cosa gli serviva? Gli serviva perché aveva avuto la sensazione che fosse stato citato a sproposito in un intervento alla Camera durante la seduta del giorno precedente e voleva mettere i puntini sulle i e quindi trovare la citazione giusta.
Ma voglio dire, siamo dentro a questa, diciamo, attività in cui a lungo la biblioteca è semplicemente un ornamento, poco ci viene detto, ecco, devo dire, sulla funzione di supporto, di sostegno da parte dei bibliotecari all'attività dei parlamentari, rimane più un motivo, diciamo così, alluso, ma meno facile da focalizzare. E in uno dei saggi che riguardano la storia della biblioteca e le sue evoluzioni fino al momento della sua apertura al pubblico, per l'appunto nel 1988, è il saggio di Antonio Casu, mi pare, si fa un piccolo riferimento anche a un'idea che Nilde Iotti aveva, si dice, ma aveva in mente un po' il modello della Library of Congress. Calma. Nel senso che la Library of Congress è evidentemente un qualche cosa di completamente diverso da questo punto di vista. Se qualcuno ha curiosità di fare anche un piccolo giro su quello che è il portale della Library of Congress, ne ricaverà alcune diciamo nozioni interessanti da questo punto di vista. Nel sistema che ha fatto sì che diventasse la più grande biblioteca del mondo, perché questa è l'unità di paragone che stiamo avendo, non soltanto degli Stati Uniti, oltre che grande biblioteca nazionale degli Stati Uniti, la Library of Congress parte sin dall'inizio con una duplicità possibile di funzione. Gli americani differenziano tra quella che è la funzione che chiamano legislativa della biblioteca del Congresso, quella che è la funzione nazionale, noi la chiamiamo piuttosto cittadinanza, la funzione di supporto per l'appunto della cittadinanza, cioè quella che è stata concretamente inaugurata nel 1988 nel momento in cui c'è stata l'apertura al pubblico. Una storia molto mossa, quella della Library of Congress, parte con 3.000 volumi all'inizio dell'Ottocento, viene messa a fuoco dagli inglesi che sono ancora negli Stati Uniti nel 1812, una delle fasi successive all'indipendenza americana, viene rifondata con un bizzarro contributo assai singolare da parte di Thomas Jefferson, che è stato già presidente degli Stati Uniti a quell'epoca e che non è che regali la sua biblioteca personale, la vende. Si trovava in cattive acque dal punto di vista economico, aveva una biblioteca, diciamo, aperta praticamente a qualsiasi possibile interesse, dai viaggi alla letteratura, all'arte, alla scultura, alla saggistica di ogni genere. E i deputati del Congress, qualcheduno storse un poco il naso, dice: ma che ce ne facciamo di una biblioteca che ha dentro anche libri di cucina? Manuali di cucina, questa era la biblioteca di Thomas Jefferson. Jefferson replicava dicendo che non vedeva la possibilità che esistesse un solo argomento, diciamo così, nell'ambito dello scibile umano, di cui prima o poi i deputati del Congresso non sarebbero stati chiamati ad occuparsi, e quindi tanto valeva che fosse una biblioteca a 360 gradi. Che è quella che poi concretamente è diventata la Library of Congress, con una politica precoce di apertura al pubblico e alla cittadinanza, ma fino a diventare il luogo d'attrazione per gli studiosi di tutto il mondo e il punto di riferimento primario dal punto di vista dell'informazione bibliografica. Quella della Camera dei Deputati è una vicenda ovviamente in tono minore, ma anche per il fatto che, come dire, esisteva una concorrenza robusta. Roma è città di tante biblioteche, biblioteche di fondazione storica che raccolgono un patrimonio inestimabile. E quindi, diciamo, il senso della Biblioteca della Camera va anche visto all'interno di un contesto, un tessuto di informazione e di articolazione del sistema delle biblioteche che prevede tanti altri poli di attrazione, tanti altri punti di interesse. Non di meno non c'è dubbio che l'idea di aprirla sia stata un qualche cosa che abbia dato una svolta, almeno per un certo ambito di studi. Io ricordo di esserci entrato una volta alla Biblioteca della Camera prima del 1988, cioè quando era necessaria la malleveria, quella che adesso non è più necessaria. Bisognava che sostanzialmente qualche deputato presentasse colui il quale andava a lavorarci dentro.
Era un luogo formidabile, ma eravamo in tempi anteriori a quelli delle grandi digitalizzazioni che hanno avuto luogo in questi ultimi anni, soprattutto per studiare la dinamica parlamentare, cioè gli atti parlamentari. C'era questo mitico strumento, l'Index, che si trovava soltanto sostanzialmente alla biblioteca della Camera, che consentiva la navigazione all'interno degli atti parlamentari per tutta quella che era evidentemente la stagione aperta in età liberale e poi proseguita successivamente. E certo, l'idea di passaggio da questo accesso così selettivo, così escludente, così ostile in fondo nei confronti di una cittadinanza interessata a studiare dall'interno un'istituzione politica ha segnato evidentemente un stacco importante, grande. In un contesto come quello romano, in cui quando si fanno anche i lavori, alcuni dei saggi sono dedicati anche al côté, diciamo, architettonico ed edilizio, no? Le biblioteche sono degli edifici concreti, hanno bisogno di spazi ad hoc strutturati in maniera adeguata. E ovviamente ci si trova a Roma, appena si cominciarono i lavori di allargamento per l'apertura al pubblico, e si cominciarono a trovare uno strato di rovine romane che immediatamente resero più complicata tutta l'operazione. Credo comunque che questi due fili che ho cercato di intrecciare, far vedere un po' come si giustappongono all'interno del volume, ciascuno dei cui saggi ha degli aspetti di grande interesse, ciascuno evidentemente nella misura del tema che focalizza, credo che questo intreccio sia un motivo di fascino di un libro che, concordo con il mio amico Francesco, come dire, è molto efficace e non da ultimo nella capacità della sintesi riesce a maturare un'efficacia ulteriore nel passare sostanzialmente un messaggio, cioè che l'Italia, nel bene e nel male, comunque, rispetto al suo momento di fondazione, questa biblioteca frequentata da nessuno, disertata perfino dai parlamentari per i quali era stata immaginata, è diventata nel corso dei decenni e dei secoli un paese progressivamente, diciamo, caratterizzato dall'esistenza di un fossato minore tra quella che è la voce, il desiderio, la fantasia dei cittadini e quella che è la rigidità talvolta un po' stentoria delle istituzioni. Grazie, professor Merigi, per questa ricostruzione veramente interessante, e diamo ora la parola all'onorevole Antonio Bassolino. Ciao Antonio. Ciao Livia, ti avrei salutato in corso d'opera. Ciao. Il libro su cui stiamo discutendo oggi è davvero molto interessante, perché riesce a mettere assieme un aspetto particolare, sia pure molto importante, cioè l'interesse di Nilde Iotti per la cultura e poi il suo impegno per la biblioteca, con la figura più generale della Presidente della Camera, della Presidente. E questo è questo intreccio, mi sembra, di particolare interesse in tutti gli scritti, in tutti i saggi. Si vede bene l'impegno di Nilde Iotti su tanti temi culturali. Nilde Iotti è stata insegnante, sia pure per poco tempo, e questa origine si sente in tutta la sua attività. E poi questo suo straordinario impegno per la biblioteca. Il suo nome è stato talmente legato alla biblioteca, alla nuova biblioteca della Camera dei Deputati, che poi è stato perfino naturale e doveroso dare alla biblioteca il nome di Nilde Iotti.
per la biblioteca, dove una volta si accedeva per interessamento dei deputati, e poi invece c'è il trasferimento dalla vecchia sede alla nuova sede di via del seminario, l'apertura al pubblico, e forse vale la pena notare l'apertura al pubblico quando già cominciano a esserci i primi scricciolini nel rapporto tra istituzioni e cittadini. Quando cominciano a esserci i primi problemi, l'apertura della Camera a tutti diventa un segnale importante, un veicolo rivolto a tutti i cittadini. E oltre che biblioteche della Camera, il suo contributo poi fondamentale, grazie al processo che si crea anche al Senato per la costruzione di un sistema bibliotecario del Parlamento repubblicano. Questo mi sembra l'altro aspetto da sottolineare. Sistema bibliotecario del Parlamento repubblicano e un sistema bibliotecario che concepisce la biblioteca come contemporanea a se stessa. Questo è un altro aspetto che io vorrei sottolineare, cioè che riguarda non soltanto i precedenti storici, ma la contemporaneità che irrompe nella biblioteca, così come la contemporaneità deve irrompere nella politica. Questa poi è la visione che c'è in Nilde Iotti in tutta la costruzione del sistema bibliotecario repubblicano. Questo si evince bene in tutti gli scritti, in particolare in quelli di Melis e di Francesca Russo, e tutto questo vorrei anche aggiungere, si intravede e si legge nella vita di Nilde Iotti. Questi aspetti particolari, la cultura, la biblioteca, si intravedono fin dall'inizio nella vita di Nilde Iotti. Nilde Iotti è di Reggio Emilia, questo conta. È la patria dei fratelli Cervi, è una città particolare, nella storia anche della sinistra italiana, Reggio Emilia molto particolare, conta molto, conterà a un certo punto anche per deviazioni pericolose e turbolente nella storia italiana. È figlia di ferroviere, come è stato giustamente ricordato, è figlio di ferroviere, e i ferrovieri per decenni interi sono stati una grande categoria sindacale e politica. È molto legata al padre e al padre ferroviere Nilde Iotti, che fa tanti sacrifici per mantenerla agli studi e farla andare avanti. Nilde vuole studiare, e poi i casi singolari della vita, casi che ho appreso anche leggendo il libro. A 11 anni si iscrive all'Istituto Principessa di Napoli di Reggio Emilia, Nilde Iotti. E poi c'è l'abilitazione all'insegnamento, si iscrive all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, legge con un permesso speciale che le viene dato la storia d'Italia di Benedetto Croce. E lei guarda Benedetto Croce con tutti e due gli occhi, con un occhio critico e con l'altro occhio, e con l'altro occhio invece molto interessato, e questo è significativo. Si impegna nella Resistenza, è una giovane donna della Resistenza, questo conterà in Parlamento, anche dentro la stessa generazione
a un certo punto conta, e chi è stato nella Resistenza ha con sé un fascino particolare, anche rispetto ad altre o ad altri della stessa generazione che non hanno fatto l'esperienza della Resistenza. Quindi Nilde è reggiana, figlia di ferroviere, ha fatto la Resistenza. Si impegna con le donne e per le donne, a Reggio Emilia, si impegna con le donne e per le donne, e ecco Togliatti. Non conosce affatto Togliatti prima di diventare parlamentare. Ma poiché la vita è singolare, sente a Radio Londra un discorso straordinario di Togliatti. Ma lo sente lontano, lì nel nord. Senti per Radio Londra il discorso che prima o poi bisogna ristampare, di Togliatti del 1944 al Modernissimo di Napoli. Uno dei discorsi più belli della storia politica italiana. È il discorso con il quale Palmiro Togliatti rifonda il Partito Comunista Italiano. È la grande svolta di un partito democratico, nazionale, con tutti i suoi limiti e tutte le sue contraddizioni, con i legami internazionali che tengono ancora poi per tanto e tanto tempo, ma discorso straordinario del 44. Ed è grazie a quel discorso anche che si costruisce l'unità antifascista fondamentale in Italia, per dare vita poi alla Costituzione e dare vita alla nostra storia repubblicana. E anche grazie a Togliatti, a quel discorso che Nilde Iottis sente da Radio Londra. Uno dei tre discorsi, secondo me, più straordinari di Togliatti. Modernissimo del 44. Ho visto con piacere nelle ultime pagine che la figlia Marisa Malagoli Togliatti vuole donare, mi sembra una bellissima cosa, alla biblioteca il testo originale del promemoria di Alta dopo il Modernissimo del 44, il promemoria di Alta del 64, il secondo dei tre discorsi per me più belli di Togliatti. Il terzo è il famoso discorso ai cattolici che Togliatti fa a Bergamo nel 1963. Sono questi tre discorsi: Modernissimo a Napoli, Bergamo del 63 ai cattolici e 64 promemori di Alta, che sono i tre discorsi fondamentali di questa figura che è stata tanto forte nella storia politica italiana. È dal 46 invece che Nilde diventa, Nilde e Palmiro Togliatti diventano compagni di vita. Due anni dopo il discorso del Modernissimo e dopo che Nilde Iotti è stata lei in piena autonomia eletta nell'Assemblea Costituente, sulla base di un suffragio personale anche molto forte, che era stato preceduto dalla sua elezione nel Consiglio Comunale di Reggio Emilia. Lei quindi dal basso fa tutta la sua vita e ascesa politica, e come succedeva, è successo a loro, è successo a tante altre coppie, si incontrano proprio durante l'Assemblea Costituente e cominciano una comunanza che è politica e personale durante l'Assemblea Costituente. Tutti e due stanno nella Commissione dei 75. Tutti e due stanno nella prima sottocommissione dei 75.
E lì la comunanza politica, la comunanza intellettuale si trasforma poi anche in un rapporto personale che per diversi anni è stato molto difficile. Anche nella sede delle Botteghe Oscure, molto difficile il loro rapporto, anche per come era il PC, anche il PC centralista, allora il PC delle Botteghe Oscure. E Nildi ha sofferto molto anche. Per tanto tempo, per diversi anni, oltre ad aver fatto da sé la sua ascesa politica, anche molto sofferte per tante manifestazioni non giuste, anche in qualche modo di arretratezza per quello che riguardava la visione dei rapporti personali. E nella commissione dei 75 lei stabilisce questo rapporto con Togliatti e politicamente anche stabilisce rapporti importanti, soprattutto con personalità significative del mondo cattolico, a cui lei ha saputo guardare sempre con grandissima attenzione. È noto alla sua, il suo rapporto con Dossetti, ma lei nella sottocommissione dei 75, oltre a Togliatti, incontra e conosce bene Aldo Moro e costruisce un rapporto personale con Aldo Moro. Vorrei anche sottolineare che oggi è il 16 marzo e il 16 marzo di tanti anni fa, il 16 marzo del 1978, Aldo Moro viene rapito, viene ucciso la sua scorta. E poi il 9 maggio il cadavere di Aldo Moro viene trovato nella Renault a via Caetani, esattamente a metà strada tra le Botteghe Oscure e Piazza del Gesù. E io ho sempre nei miei ricordi quello che mi ha detto Alberto Menichelli, autista, accompagnatore, amico personale di Enrico Berlinguer. Fu lui ad avvertire Berlinguer del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro e Menichelli, con l'intelligenza tipica degli operai e dei lavoratori che poi avevano fatto la politica a tempo pieno, come dei ferrovieri, mi disse, saputa la notizia, Berlinguer si rivolge a Menichelli, con il quale aveva un bellissimo rapporto personale, lasciami solo. E Menichelli aggiunge, perché Berlinguer capisce in quel momento che oltre a uccidere Aldo Moro, era uccisa la sua politica di Berlinguer, e cioè la politica del compromesso storico e quello del dialogo e dell'incontro tra grandi masse popolari comuniste, socialiste e cattoliche. Ecco. Tutto questo c'è nella storia di Nilde. E chiudo poi. Storia di Nilde e nella autorevolezza di Nilde Iotti. Io ho avuto la fortuna di essere nella direzione del Partito Comunista Italiano, ero giovanissimo, più giovane di tutti, nel 79, quando è stata indicata Nilde Iotti come presidente della Camera. Presidente era stato Pietro Ingrao tra il 76 e il 79, Pietro non volle ricandidarsi nel 79 e unanime fu la scelta di Nilde Iotti. Unanime, per la sua autorevolezza. Se posso dirlo, che ero giovanissimo e sedevo, ho considerato
il giorno più bello della mia vita, quando sono stato eletto giovanissimo nella direzione del PC, che allora era fatta da 21 persone. E io avevo l'onore di sedere tra Umberto Terracini, che è alla Costituzione, e Paolo Bufalini, grande personaggio romano, e di fronte a me c'erano Longo e Berlinguer, Ingrao e Giorgia Mendola, Luciano Lame e Arturo Colombi, e Nil Deiotti, di straordinaria autorevolezza, se posso dirlo in questo modo, autorevolezza anche fisica. Politica e fisica, straordinaria sua autorevolezza, naturale. E quindi unanime, unitaria fu la scelta. E questo è interessante. Tanto Nil Deiotti era stata donna di partito, tanto diventa donna delle istituzioni. Come Pietro Ingrao, tanto era stato uomo di partito, tanto diventa uomo delle istituzioni. E uno dopo l'altro presiedono la Camera dei Deputati, anche, e io lo so, in certi momenti anche con discussioni delicate, la presiedono la Camera dei Deputati mettendo la Camera e l'istituzione prima e sopra ogni interesse di partito, anche del proprio partito. E abbiamo avuto momenti delicati e significativi anche di discussione interna. E tutti e due hanno avuto questa, e poi dopo altri, in questa storia di persone delle istituzioni. Per questo, donna di partito, donna delle istituzioni, e come dice Livia, nel suo testo è madre della Repubblica. Si è abituati a dire padre della Repubblica. Giustamente, Nilde, madre della Repubblica. Io mi permetto di aggiungere anche madre della Repubblica e madre della patria. E lo sottolineo perché da tanto tempo penso che noi non dobbiamo lasciare alla destra questo grandissimo tema della patria. E Nil Deiotti è stata ed è una grande madre della Repubblica e una grande madre della patria. Questa è la sua vita e tutto lo sforzo fatto con le istituzioni che vengono sopra e prima delle parti politiche. E questo, chiudo, vale molto e ancora di più oggi e varrà nei prossimi anni questa priorità che bisogna dare alle istituzioni, soprattutto di fronte a quella impressionante crescita dell'astensionismo e del divario tra politiche e cittadini, istituzioni e cittadini, che è, a mio avviso, un tema enorme di fronte a tutti quanti noi. E studiare Nil Deiotti, scrivere su Nil Deiotti e su madri e padri della Repubblica e della patria serve molto e in modo fondamentale per rinnovare la politica e ripartire dai cittadini. Grazie, grazie all'onorevole Bassolino per questo ritratto a tutto tondo della protagonista del nostro incontro. A questo punto penso che possiamo sentire per qualche osservazione sugli interventi i curatori, il curatore e la curatrice del volume, e poi eventualmente, se lo desiderate, potrete anche porre delle questioni. Prego, professor Melis. Naturalmente anche per chi è collegato da remoto, questo vale per dire le domande in seguito. Grazie all'Istituto e grazie a chi ha organizzato e a coloro che hanno parlato. Dopo l'onorevole Bassolino, speravo che toccasse a Francesca Russo, perché non è facile, naturalmente.
Io in realtà, se fossimo alla Camera, magari sotto la presidenza dei Iotti, prenderei la parola per dire che mi ritengo soddisfatto, molto soddisfatto del pomeriggio. Abbiamo fatto questo libro, io non ho grande merito perché non ho neppure scritto, ho soltanto un po' organizzato, ma è un'opera corale in cui è intervenuto, l'ha ricordato Livia Turco, è intervenuta la Fondazione Iotti, è intervenuta l'Università La Sapienza attraverso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, è intervenuta la Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni, che allora presiedevo e della quale faccio parte. Insomma, abbiamo tentato di fare una cosa anche un po' diversa da quelle che già circolavano su Nilde Iotti, tutte ottime di fattura, e abbiamo individuato la biblioteca. Anche io ho una vecchia esperienza, sono venuto la prima volta alla biblioteca della Camera, che non era ancora dove sta adesso, e avevo una lettera di Luigi Berlinguer per presentarla come malleveria, insomma, e si faceva così, al Senato uguale. Al Senato uguale. Sono grato all'onorevole Bassanino anche perché ha ricordato che il disegno è stato quello di unificare. Finalmente è caduto il checkpoint, come lo chiamavamo scherzando, cioè c'era una porticina tra la Camera e il Senato. Ti ricordi, c'era una porticina che divideva la Camera dal Senato. Camera e Senato avevano però due politiche di acquisti totalmente indipendenti l'una dall'altra e talvolta anche si sovrapponevano. È stato faticoso convincere le burocrazie dei due rami del Parlamento e anche le presidenze talvolta che bisognava abbattere questo muro, e adesso abbiamo un polo bibliotecario parlamentare che credo sia tra i più grandi e più significativi d'Europa. Io ci lavoro molto e si sono anche coordinati, hanno fatto delle politiche differenziate. Questo è merito di Nilde Iotti, anche di Maria Rita Martini, che l'ha preceduta, è stata lei forse l'iniziatrice del progetto, anche di chi ha lavorato per la Biblioteca del Senato, del senatore Spadolini soprattutto, che ci credeva molto, ma è stata una cosa molto importante. Io non voglio parlare molto, volevo aggiungere un'osservazione che non ho sentito e che però per me è molto importante. Dunque, noi abbiamo avuto in 18 legislature, me ne sono segnato, dal 1948, 15 presidenti della Camera. Di essi solo 4 hanno esercitato la carica per più di una legislatura. Gronchi, prima e seconda, dal 48 al 55, quando è stato eletto Presidente della Repubblica, 2 volte. Leone, seconda, terza e quarta, 3 volte, dal 55 al 63, anche lui è stato eletto Presidente della Repubblica. Pertini, quinta e sesta legislatura, 2 volte, 68-76, poi è stato eletto Presidente della Repubblica. E Iotti, ottava, nona e decima legislatura, dal 79 al 92, 3 volte. Se conteggiamo gli anni, Gronchi ha fatto il presidente della Camera per 7 anni di fila, Leone per 8 anni di fila, Nilde Iotti per 13 anni. E questo non è un dato secondario, perché 13 anni sono molto diversi da 7 anni. Vuol dire che lei ha avuto la possibilità e la capacità di plasmare la Camera, di plasmarla. È vero che il regolamento base era quello del 71, quindi la Camera aveva la sua carta statutaria sostanzialmente nelle norme del 71, ma nel periodo della Iotti sono avvenuti una serie di mutamenti anche significativi, uno sul voto segreto per esempio, molto importante. Quindi lei ha avuto la possibilità di dare una forma all'istituto parlamentare che gli altri hanno avuto di meno. Questo mi sembra un elemento in più rispetto a quelli che abbiamo detto finora e che avete detto benissimo tutti i relatori, perché abbiamo assistito a delle relazioni splendide. La lunga durata dell'esercizio della presidenza, che ha accresciuto enormemente l'autorevolezza. È anche interessante notare, ma questo l'ha fatto Sabino Cassese in uno dei tanti interventi durante il periodo che ha preceduto la rielezione del Presidente della Repubblica, è interessante notare che molti dei presidenti della Camera e del Senato poi sono stati Presidenti della Repubblica. Ma Iotti non ha avuto questa possibilità per ragioni politiche evidenti.
perché non era possibile in quel momento farlo. Chissà, forse ai tempi di Napolitano forse si sarebbe anche potuto, ma lasciamo perdere questo argomento che riguarda la storia interna del Partito Comunista Italiano. È un argomento importante questo, perché in quel momento mi pare che abbia il nome della Iotti, lei si è ritratta, insomma, hanno trovato una composizione, come quel grande partito sapeva trovare le composizioni senza spaccarsi spesso. Però è interessante questo, e Cassese faceva notare che per diventare Presidente della Repubblica, in sostanza, o sei stato Presidente della Camera, o sei stato Presidente del Senato, o sei stato Presidente dell'Assemblea Costituente, come era accaduto a Saragat, sia pure per un periodo non molto lungo, o sei stato Ministro, come è accaduto a Mattarella e a Luigi Einaudi. Ma non c'è un caso, non c'è un solo caso in cui si sia diventati Presidente della Repubblica senza passare attraverso questo cursus honorum. Vuol dire che la Repubblica ha creato, senza che sia scritto in nessuna norma, tantomeno nella Costituzione, ha creato una sorta di prassi. Cioè, per diventare Presidente della Repubblica, forse è stata la fortuna, non è detto. Non so, perché noi abbiamo anche rischiato nell'ultima circostanza che arrivasse alla Presidenza della Repubblica chiunque. Nomi che io neanche conoscevo, per mia ignoranza naturalmente, ma abbiamo avuto a un certo momento, sembrava che se il meccanismo fosse impazzito, no? Chiunque, uno vale uno, diceva quella formula così in voga qualche anno fa, speriamo adesso un po' meno. Quindi questo è molto interessante, fa in qualche modo la tradizione del sistema costituzionale italiano, al quale credo che la Iotti abbia dato un grande contributo, il suo modo di interpretare la funzione di Presidente della Camera. Si inquadra pienamente con quelle doti che avete illustrato, e che io non starò a ripetere, perché condivido tutto ciò che avete detto. Del resto alcuni degli autori degli saggi, cominciando da Francesca, lo hanno ampiamente dimostrato. Com'era nel De Iotti come Presidente della Camera? Non abbiamo purtroppo uno studio che dia risposta a questa domanda, come ha esercitato la funzione, e non è facile, lo dico da storico, perché occorrerebbero dei carotaggi che all'atto attuale noi non siamo in grado di fare. Per esempio, quanto hanno contato i segretari generali della Iotti Presidente della Camera? Vincenzo Longi, Gianfranco Ciaurro, Silvio Traversa, tre persone molto diverse una dall'altra. Qual è stato il rapporto tra la Iotti e i suoi segretari generali? Guardate che conta molto questo, perché il segretario generale, vale anche per il segretario generale Quirinale questo, ha una sua rilevanza, è la persona che vede di più il presidente, con la quale il presidente fa quotidianamente il bilancio, ha la porta aperta e chiusa, continuamente, sta accanto. E quindi, infatti, noi abbiamo avuto dei grandissimi segretari, basta il nome di Maccanico, che non c'entra con la Iotti, basta un nome come quello di Maccanico per dire quanto sono importanti i segretari generali. E non abbiamo purtroppo tracce di questo. Lo stile della direzione degli apparati burocratici, il lavoro di coordinamento dei gruppi parlamentari attraverso la conferenza dei gruppi parlamentari, dei capigruppo, che è un motore interno della Camera e del Senato molto importante. Quando si blocca qualcosa in aula o nelle commissioni, quando emerge un problema, allora il presidente interrompe e convoca, no? I deputati sentono il fatidico annuncio, possono chiamare fuori, perché si dice: convoco la conferenza dei capigruppo. E fin tanto che la conferenza dei capigruppo non ha trovato la soluzione, l'aula non si riunisce. Quindi la conferenza dei capigruppo, non abbiamo i verbali della conferenza dei capigruppo, non esiste un verbale, no? Mi conferma Antonio Bassolino questo, non esistono i verbali della conferenza dei capigruppo. Io sono sicuro che lì dentro troveremmo tante pieghe del lavoro parlamentare che ci aiuterebbero, perché il lavoro parlamentare, lo voglio dire a Marco, che sembrava prima, il lavoro parlamentare non si svolge mica nell'aula, si svolge in tanti luoghi, le commissioni sono importantissime,
E anche la conferenza dei capigruppo è importantissima. Quindi, insomma, attenti a non fare la polemica che fanno le persone che dicono ma l'aula era vuota. Ho sentito dire anche da poco in una di queste trasmissioni televisive sì, l'aula era vuota, perché quando è noto che quando alle 9 del mattino si sta discutendo del prezzo di qualche genere alimentare, eccetera, è ovvio che non c'è l'aula strapiena, non si vota. E poi squilla un campanello e tutti corrono a premere il pulsante perché si vota. Però non è che quelli che stanno fuori non stiano facendo niente. Spesso sono riunite le commissioni nel frattempo, perché non c'è una norma che proibisca di riunire le commissioni nel mentre che è riunita l'aula. Il tempo del parlamentare è un tempo purtroppo molto segmentato e molto ridotto, anche perché il parlamentare deve stare un po' nel suo collegio, se è un bravo parlamentare. Poi sappiamo tutti che con il sistema elettorale degli ultimi anni stare nei collegi è diventato superfluo. Però se è un bravo parlamentare deve stare nel suo collegio, il lunedì dovrebbe stare nel suo collegio, il sabato, forse anche il venerdì, dovrebbe stare nel suo collegio. Un grande parlamentare che si chiama Giorgio Macciotta, che è mio amico, mi diceva sempre, guarda Guido, io ero... Il venerdì non partivo per la Sardegna, stavo a Montecitorio, perché potevo studiare, lavorare, parlare con i funzionari in un momento in cui non c'era l'affollamento. Questo anche è un metodo, però è uno dei metodi. E la Iotti era un po' il regista di questa grande macchina che è il Parlamento. Ora vi racconterò una cosa che forse Livia e altri che hanno assistito al convegno che ha generato questo libro hanno già sentito, ma voglio finire con questa aneddoto, chiamiamolo un aneddoto, ma è qualcosa di più di un aneddoto. Dunque, qualche anno fa ormai ho realizzato un'intervista in video col dottor Andrea Monorchio. Non so se tutti sapete chi è il dottor Andrea Monorchio. È stato un formidabile ragioniere generale dello Stato. Non so se sapete tutti cos'è un ragioniere generale dello Stato. È uno che conta moltissimo, vi assicuro. È uno che governa la spesa, senza il suo assenso non si spende allora una lira e adesso un euro. L'invenzione del bollino rosso ai tempi di Mussolini fu fatta perché il ragioniere generale dello Stato dell'epoca, Vito De Bellis, si opponeva alla spesa da parte del governante fascista e Mussolini accettò che vi fosse una persona che non era lui che decideva se spendere o non spendere. Capite? Mussolini giovane, non Mussolini rimbecillito degli ultimi anni che fece l'entrata in guerra, un Mussolini giovane che pensava di rifare l'Italia da capo a piedi. Bene, Andrea Monorchio ci ha raccontato questo episodio che si può anche ascoltare nella sua intervista che sta nel sito dell'Istituto Centrale degli Archivi, facilmente rintracciabile in rete. Vi leggo la trascrizione. Ricordo ancora con emozione un momento, eravamo nei secondi anni Ottanta, in cui il Parlamento bocciò il bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. Allora si votava per singoli stati di previsione. Quando giunse il momento di votare quello dei lavori pubblici, i parlamentari, dice lui che ce l'avevano con Nicolazzi, allora Ministro dei Lavori Pubblici, bocciarono il bilancio. Bocciare il bilancio voleva dire che si bloccava tutta la macchina del bilancio, che era soggetta a dei tempi di approvazione tassativi, tra l'altro. Io ero nella sala a me assegnata all'esterno della Camera dei Deputati, non era ancora ragioniere generale, era mi pare ispettore generale, se non ricordo male, aveva una carica direttamente inferiore a quella del ragioniere generale. Nell'interfonico avevo ascoltato la votazione, seppi in tempo reale della bocciatura. Nilde Iotti sospese immediatamente la seduta. Arriva da me un commesso trafelato e mi dice, dottore, sta arrivando da lei il presidente. Ora, lei deve sapere, dice Monorchio, che la Iotti camminava in Parlamento come una regina. Né più e né meno. Quattro commessi marciavano davanti, aprendo il passo, lei in mezzo con la coda dei suoi funzionari più fidati e infine altri quattro commessi dietro. Questo corteo attraversa, suppongo il transatlantico o non so bene che cosa, quale dei corridoi, per raggiungere questa stanzetta, dove Monorchio si alza e dice: era una donna di grande prestigio, suscitava in tutti noi ammirazione e rispetto.
autorevolissimo, venne da me nel piccolo ambiente che mi era riservato alla Camera, si sedette e mi disse: dottore, lei ha ascoltato la votazione, abbiamo pochissimo tempo, sappia che io non posso mandare al Senato il bilancio dello Stato senza quello del Ministero dei Lavori Pubblici, quindi ora tocca a lei, mi trovi la soluzione entro mezz'ora. So che lei è molto bravo, adoperi questa sua bravura per trovare la soluzione. Guardate, credo che siano parole testuali. E lui non è che ci fa bellissima figura, devo dire, quindi non credo aveva nessuna ragione di poteva metterla diversamente, infiocchettarla diversamente. Io mi precipitai al telefono, chiamai Ruggeri, che era il ragioniere generale, lui con una macchina immediatamente si precipitò da me, andavo molto d'accordo col segretario generale della Commissione Bilancio, Sandro Palanza, con lui e con Ruggeri trovammo la soluzione, che è di queste un po' italiane. Prendemmo in mano la tabella dei lavori pubblici, appena bocciata dal Parlamento, scambiamo i numeri, fummo molto attenti che le somme fossero corrette. E quindi, essendo la tabella nuova, la Iotti accettò di riportarla in aula per approvarla. Fu riportata in aula come emendamento e approvata. Uno scherzo, dice Monorchio, che ai parlamentari piacque tanto che fu ripetuto varie volte per i bilanci successivi. Ma non è questo, non è lo scherzo, anche se lo scherzo di per sé allo storico delle istituzioni del Parlamento dice molto, no? Perché noi abbiamo l'idea che il Parlamento sia, quando gli storici italiani pensano che il Parlamento sia come scritto nella Costituzione, sì, è come scritto nella Costituzione, ma poi si basa sui regolamenti e anche qualche volta sulle prassi e qualche volta sulla forzatura dei regolamenti, se serve. Se non capisci questo, non sei in grado di capire come funziona realmente l'istituzione, no? Storico delle istituzioni, tu dicevi. Lo storico delle istituzioni è uno che sa come funziona la macchina, altrimenti è uno storico delle leggi. Conosce le leggi, certo, le leggi sono importantissime, ma non è questo artificio che a me interessa, è piuttosto il pragmatismo, l'immediatezza di reazione di questa presidente di fronte all'imprevisto, la capacità di affidarsi a un esperto che non era un esperto politicamente vicino a lei, perché Monorchio non era un funzionario che avesse fama di essere di sinistra, tutt'altro. E invece lei sa che Monorchio troverà la soluzione e ha l'autorevolezza, parlandogli in quel modo, di convincerlo a cercare la soluzione. Insomma, una grande figura politica, di fortissime competenze e di un innato concretismo, forse Reggio Emilia c'entra in questo concretismo, no? Perché quello è un tipo di comunismo meno ideologico di altri, soprattutto del comunismo meridionale, visto che io sono meridionale, è molto più invece pragmatico, no? È capace di cogliere al volo i problemi, anche quelli più lontani dalla sua cultura e dalla sua esperienza. Una grande donna che, se le circostanze e i tempi l'avessero consentito, sarebbe stata non solo la prima presidente donna della Camera, ma la prima presidente donna della Repubblica, e se lo sarebbe meritato. Io vi ringrazio molto. Bravo Francesca. Eccoci qui. Beh, diciamo che a questo punto è del tutto evidente, lo dico a Fiorinda, lo dico a voi che siete presenti e a tutti gli amici collegati, che avrei tutto l'interesse a tacere, perché le relazioni, e ci tornerò, sono state talmente belle, talmente dense, e davvero vi ringrazio col cuore, appunto Francesco, Marco, il presidente Bassolino, e ovviamente l'intervento di Guido, che come sempre, diciamo, ha esordito con me dicendo: Francesca, io dirò due parole, proprio due parole, e naturalmente ha fatto nella sua grande maestria, nella sua grande capacità, un intervento storico, istituzionale, ma anche politico, anche finemente politico. Però ovviamente non potrò tacere, non solo perché non mi viene naturale stare zitta, questo è evidente, ma perché mi corre l'obbligo ovviamente di rispondere alle sollecitazioni, di ringraziarvi tutti nel merito e di dire qualcosa anche io sul progetto di questo libro, del quale sono veramente molto grata a Guido Meis, perché questa idea è nata, no, Guido, ricordi, da un incontro al nostro convegno dell'Associazione degli Storici delle Dottrine a Pisa, ripetendo quanto Francesco anche dice sulla sorellanza tra le nostre, diciamo, discipline, tu come
nobilissimo rappresentante della disciplina sorella che è la storia delle istituzioni politiche. Qui ormai io sono in assoluta minoranza, non solo di genere con i colleghi, però anche di disciplina, perché ho tre storici, tre maestri della storia delle istituzioni politiche, io che rappresento l'altra parte. Però noi siamo veramente, ecco, metodologicamente molto vicini. E in quel convegno di Pisa noi ci parlammo, ci conoscemmo, iniziamo, diciamo, a cogliere un po' l'idea di fare insieme qualcosa dedicato a Nilde Iotti, e tu avresti questa idea geniale, appunto, di tracciare questa storia della Biblioteca della Camera. Io vi dico la verità, questo aspetto subito l'ho accolto con grande emozione, perché non voglio evidentemente fare una conclusione autobiografica, però in fondo nel 1988 ero ancora al liceo, ma nel 90, iniziando l'università, iniziai anche vivendo a Roma a frequentare le grandi biblioteche romane, ottimamente ricordate da Marco, questo panorama che veramente ci vizia e ci rende, diciamo, in qualche modo colpevoli se non riusciamo a formarci autonomamente tramite lo studio, perché abbiamo un'offerta culturale talmente vasta che non si può fare altrimenti. E iniziai anche a frequentare la Biblioteca della Camera, questo luogo che per me ovviamente era noto, come tutti, per me anche ovviamente anche per qualche ragione familiare, come un luogo di lavoro istituzionale, scoprendo però questo canale formativo incredibile. E soprattutto mi ricordo che uno dei miei professori mi raccontava sempre appunto la necessità di frequentare la Biblioteca della Camera, per quanto appunto riguardava anche la possibilità di apprendere dalle riviste presenti a scaffalatura aperta tutte le ultime novità scientifiche, tutte le ultime novità culturali, quindi uscendo un po' da quella che era la logica che io già, diciamo, iniziavo ad avere di appassionata modernista, che mi caratterizza, e chi come Marco e Francesco mi ha giudicato lo sa anche nel dettaglio, ma tenendo conto di quanto fosse importante, ecco, oltre che la Biblioteca della Camera per la storia delle istituzioni italiane, in particolar modo per quella parlamentare, proprio per un senso di aggiornamento continuo che queste riviste disponibili, ora siamo in un altro mondo, siamo in un mondo di digitalizzazione delle fonti e anche delle riviste, gli studenti non si rendono conto, però era così facile, così importante lì potersi tenere al corrente dentro i dibattiti storiografici. Ora è chiaro che fare questo piccolo esile lavoro che nasce dal convegno che tu hai ottimamente organizzato sul rapporto tra Nilde Iotti e la Biblioteca della Camera, su questa sua tenace volontà di aprirla a tutti, a noi dico una volta giovani, perché ormai gli anni sono passati, senza distinzioni, è qualcosa che mi ha subito colpito a livello autobiografico, perché tra le tante ragioni, e lo dico soprattutto a Livia e Anna Maria che sono da sempre impegnate, Anna Maria Carloni che saluto ovviamente, nel lavoro di riconoscimento più ampio della partecipazione politica femminile, ecco, è chiaro che Nilde Iotti per noi donne italiane è un riferimento per quella storia, perché Nilde Iotti è la Nilde Iotti del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, la Nilde Iotti che crede che l'eguaglianza sostanziale sia veramente il cuore di questa Repubblica, e questo si manifesta anche con la sua scelta di aprire la biblioteca al pubblico, perché che cosa c'è di più evidente, di più fondamentale del rimuovere gli ostacoli che rendano di fatto, diciamo, i cittadini uguali? Cosa c'è di più facile, di più immediato, se non il rendere fruibili tutti gli strumenti di formazione culturale, di accesso al sapere? E quindi per questo anche la sua idea di un Parlamento che sia certo la casa della democrazia, ma sia anche la casa della formazione ad una cittadinanza attiva, di un'educazione alla cittadinanza, tema che so esserci molto molto caro. Quindi io ho riflettuto su questa suggestione di Guido, su quanto le mie ragioni di gratitudine a Nilde Iotti fossero ancora più ampie di quelle che non avessi immaginato, perché in effetti se io mi trovavo sin dai miei 18, casualmente non erano 16 anni, in quella biblioteca, a lei, a questa sua scelta lo dovevo. E ci tenevo in modo particolare a che questo libro si presentasse in primo luogo a Napoli, non solo perché evidentemente Napoli per me è una città molto cara, io non ho il piacere di essere napoletana di origine, ma mi sono sentita adottata da questa città, è la città della mia famiglia, la città di mia madre, e quindi è la città del mio cuore, ma soprattutto è la città nella quale io insegno in un corso di laurea di scienze della comunicazione, con tutta la difficoltà che io riscontro, e forse anche voi riscontrate tutt'oggi, di far capire agli studenti che sono abituati dalla digitalizzazione delle fonti, da questo immenso patrimonio documentaristico che è internet, anche usato in maniera molto critica, alle volte anche a scopi di plagio, non bisogna dimenticarlo, ma ad avere un accesso
l'accesso diretto alle fonti e perdono il senso, i miei spesso lo perdono, quindi io volevo che si riflettesse proprio qui sul valore di una biblioteca pubblica, di una grande biblioteca pubblica, su quanto la biblioteca, anche in questo tempo, che ci offre tante fonti online, la stessa biblioteca della Camera è stato ricordato, una grandissima biblioteca di accesso alle fonti digitalizzate della storia istituzionale italiana, ecco, ma andare in una biblioteca, stare nel luogo fisico di una biblioteca è ancora un'esperienza unica e insostituibile. Perché? Perché è stato detto da tutti voi, in qualche modo, è chiaro che la biblioteca è custode di una storia, di un percorso di formativo, è chiaro, Francesco, non voglio chiamare in causa il nostro Gabriel Nodè, la cultura francese che ci è tanto cara, per dire quello che tu nella tua relazione ultimamente hai detto, riferendoti anche alla biblioteca Royale in Francia. La biblioteca rappresenta un disegno anche comunicativo di un apparato istituzionale. La biblioteca rappresenta nelle sue diverse articolazioni quella che è la testimonianza ovviamente di una storia, di un paese, di un contesto, di una realtà specifica che si manifesta attraverso quelli che sono i dati di acquisizione delle fonti. E quindi mi piaceva proprio in questa città dove ho l'onore e il piacere di insegnare che si riflettesse su questo. Ora, i vostri interventi sono stati così importanti e così suggestivi che non ho effettivamente moltissimo da aggiungere, se non che Francesco, il presidente Bassolino, ti ha risposto, ma anche a me corre l'obbligo di dire, è evidente che Nilde Iotti era un grande personaggio politico già a 25-26 anni prima dell'incontro con Palmiro Togliatti. Anche questo è un aspetto veramente che mi porta ad ammirare questa donna che ha vissuto una vicenda umana, sentimentale, così bella, così coinvolgente, ma così difficile. È stato ricordato una vicenda che lei ricordava ancora nei toni più esacerbati, anche a tanti anni di distanza, quindi immagino, semplicemente immagino anche il dato di sofferenza personale, ecco, ricordare come effettivamente quella generazione di giovani donne che noi, appunto Livia, Anna Maria, ci troviamo spesso anche a ricordare, queste donne che per prime hanno partecipato alla guerra di liberazione, alla festa poi della costruzione, festa tra molte virgolette perché l'Italia usciva dal secondo dopoguerra, aveva veramente molto poco da festeggiare, ma tanto da ricostruire, ma di costruzione della democrazia, quanto queste donne fossero donne formate, quanto queste donne avessero già una storia strutturata. E certamente Nilde Iotti, Dele, il presidente Bassolino l'ha ricordato meravigliosamente, la sua elezione al Consiglio Comunale di Reggio Emilia, alla Camera dei Deputati, ottenendo dei suffragi in entrambi i casi che andassero al di là delle sue più rosee, diciamo, aspettative, dall'immenso lavoro che lei, insegnante, è stato detto molto bene, aveva saputo fare sia come militante politica sia anche col suo spirito anche didattico, con la sua intenzione didattica nelle sue zone ed in particolar modo per le donne di Reggio Emilia e delle sue zone, perché il tema della partecipazione alle istituzioni non era chiaramente del tutto scontato. È stato ricordato, Francesco, anche quel passaggio dello scontro in costituente con Leone. Certo, Leone afferma nel voler limitare la presenza delle donne, lo discutevamo poc'anzi con Guido, un punto di vista tipicamente retrogrado e maschilista, ma un punto di vista che, diciamoci la verità, era anche abbastanza condiviso. Proprio per questo queste donne sono state veramente brave ad imporsi come persone a 360 gradi, veramente brave ad imporsi come leader politiche, perché anche la parola leader ogni tanto sarebbe il caso, non è il caso con voi di evocarla, perché sapete che le donne possono essere leader politiche, però di ricordare più spesso che hanno questa capacità. Tutti quanti avete indirettamente e direttamente ricordato quanto di Nilde Iotti colpisse l'autorevolezza. Vi devo dire la verità, anche a me, che ho avuto modo di osservarla sempre un po' a distanza da giovane, questo è un dato che non solo mi ha colpito, ma mi ha anche molto affascinata, perché mi rendo conto che dietro c'era un percorso autonomo, un percorso che parte da lontano, da questa sua famiglia così bella, unita, contrassegnata dalla tragedia di molti lutti e anche dalla tragedia di un padre che per le sue idee politiche, per la sua avversione a quel regime fascista che la Iotti ha saputo sin da subito combattere, perde il lavoro e quindi si trova in una situazione molto difficile.
allora la forza, la determinazione di questa donna che è stato detto ultimamente, incontra dal discorso, dal bellissimo discorso di Togliatti, la proposta comunista, ma viene da una famiglia socialista, da una formazione cattolica, e descrive molto bene anche questo suo travaglio di abbandono, di distacco dalla fede, un travaglio che la porta comunque sempre ad avere un rapporto molto forte e molto... è molto rispettoso col mondo cattolico. Marco, ci hai raccontato, e ti sono molto grata, in una maniera così esaustiva, l'importanza del ruolo delle biblioteche e di questo paragone anche con la Library of Congress. Anche ovviamente non ci vogliamo in qualche modo, diciamo, attribuire dei meriti eccessivi, ma è chiaro che non siamo noi gli Stati Uniti d'America, abbiamo una storia ovviamente più antica, ma se vogliamo, che riguarda un ambito geografico, insomma, ma più limitato, ma è chiaro, come tu ultimamente hai detto, che la Biblioteca della Camera rappresenta una grandissima testimonianza di quella che è la storia italiana. Una testimonianza, e mi avvio alla conclusione, che veramente grazie all'impegno di Ilde Iotti è alla portata di tutti, e che ci sollecita su una questione, su quella di tornare veramente alla centralità della formazione culturale, in particolar modo dei giovani, ma di una formazione critica che nuovamente non sia solo veicolata dagli strumenti veloci della rete, ma che passi, ecco, tramite il confronto con i testi cardine del pensiero e della storia istituzionale, con le diverse edizioni dei testi. Io tante volte anche a lezione, Fiorinda, porto delle edizioni antiche che ho a casa per far vedere quanto fisicamente si possa apprendere da un libro avendolo per le mani, no? Analizzando la filigrana, analizzando i colofon, analizzando le note a margine, analizzando tanti dettagli che certo la digitalizzazione solo in parte ci può restituire, analizzando quello che è il progetto complessivo che c'è dietro la costruzione di una biblioteca. E certo non poteva sfuggire al presidente Bassolino, fine politico, quanto il disegno effettivamente di aprire questa biblioteca fosse una risposta, e lei l'ha messo in luce molto bene, rispetto a quella che era la crisi dei partiti che già si profilava in Italia, la crisi della democrazia italiana. Quindi la risposta che noi abbiamo da questa vicenda, un po' un insegnamento che possiamo trarre da questa vicenda che riguarda la forte determinazione che porta Ilde Iotti a impegnarsi per una apertura pubblica della Biblioteca della Camera, è quella di dire che certo le istituzioni sono molte cose, sono luogo di formazione della decisione politica, sono luogo di esercizio della democrazia, ma sono assolutamente a disposizione di tutti, a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini. E l'essere anche luogo di formazione del sapere, di indagine e di ricerca vuol dire poter contribuire a costruire una concezione della democrazia che sia più ampia, più prospettica possibile, e soprattutto veramente più fiduciosa su quello che è il ruolo che i giovani e le ragazze e i ragazzi di questo paese possono tramite lo studio acquisire. Quindi grazie davvero per questo bel pomeriggio e grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Pensi che possiamo raccogliere qua? Sì, certo. Allora, vediamo se c'è qualche domanda, qualche curiosità. Chiamerei il professor Melis, ovviamente. Beh, vediamo. Mi lascia... È qui. Livia, vuoi dire qualcosa in conclusione? Desideri intervenire per... Livia, accendi. No, sì, no, no. Ha concluso egregiamente la nostra Francesca, non avrei nulla da aggiungere se non che è stato molto interessante ascoltarvi, bello rivedere alcune persone. Quindi per quanto mi riguarda è un grazie di cuore. E poi anch'io penso che una cosa molto carina del libro sia il colore, come è stato detto. Sì, quello è vero. 10 secondi per raccontare l'episodio di Giotti a Napoli. Certo. Benissimo. Benissimo. Lo faccio in piedi. No, 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 no. Esatto, no, lo faccio in piedi. Si vede. Abbiamo fitto della presenza autorevolissima dell'onorevole Bassolino per raccontare un episodio molto divertente. Io oggi insegno nella facoltà di scienze politiche della Federico II. E quando Ilde Iotti era presidente, di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario della fondazione, quindi colgo l'occasione di invitarvi, perché
ho avuto incarico dal direttore di occuparmi io della, diciamo, della cerimonia di celebrazione che si svolgerà in autunno. Quindi se diciamo, ecco. Allora, la Iotti, presidente della Camera, se bisogno è per dire quanto la discriminazione fosse proprio vissuta nell'inconscio collettivo e individuale delle persone, no, quindi Iotti, presidente della Camera, viene invitata alla facoltà di scienze politiche della Federico II e lei accetta e organizza questo viaggio a Napoli e viene a Napoli. All'epoca c'era un mitico bidello nella facoltà di scienze politiche, piccolo così, con la brillantina sempre impomatata nei capelli, che si chiamava Felicino. Allora il preside di facoltà avverte Felicino, che era una specie di dittatore, diciamo, della facoltà, in pugno alla facoltà: mi raccomando, deve venire stamattina il presidente della Camera. Gli dice il presidente, perché non esisteva l'idea di dire la presidente della Camera. Deve venire il presidente della Camera. Quindi mi raccomando, tieni in pugno la situazione, non fare casino, eccetera. A un certo momento, allora Felicino caccia tutti fuori, eccetera, e arriva improvvisamente Nilde Iotti. Felicino la guarda, le va incontro e dice: signor, ve ne dovete andare, tra poco arriva il presidente della Camera. Anche in questo Napoli è grande, diciamo la verità. Grazie veramente di questa bellissima opportunità. Grazie a te, Fiorilla, grazie. Ciao! E guarda lì lei l'avete! Ciao! Oh, ciao! Ciao! Un abbraccio! Ciao!